via Savoia 88, una strada romana ai confini del quartiere Salario, c'è lo studio di Aldo Moro. La sera del 15 marzo 1978, il presidente della Democrazia Cristiana è ancora riunito con i suoi più stretti collaboratori. È un momento decisivo per la storia politica italiana. Il giorno dopo, per la prima volta dal 1947, i comunisti voteranno la fiducia a un governo democristiano, quello di Giulio Andreotti. Il condannato perché? Perché ha scelto questo titolo? Perché leggendo le lettere di Moro, leggendo i comunicati dei brigatisti, parlando con loro e parlando con i testimoni di quella vicenda, ho capito che la condanna di Moro coincideva con l'atto d'accusa, che l'inizio del sequestro prevedeva la fine, non nel senso che i terroristi avessero deciso l'esecuzione in partenza, ma nel senso che un mese dopo il sequestro, 15 aprile, esce il comunicato numero 6 che pronuncia già la condanna a morte. Tutto quello che avverrà dopo, fino al 9 maggio, o che non avverrà, è sotto il peso, sotto l'ombra di quel ricatto, di quella condanna a morte. Moro entra nella cella di via Montalcini già come condannato e poi con la condanna i terroristi pensano di potersela giocare sul mercato politico per ottenere quel riconoscimento come controstato, come contropotere allo Stato, cosa che non gli riuscirà e il loro progetto fallirà proprio nel momento in cui portano la sfida alla Democrazia Italiana al punto più alto. La storia del sequestro Moro è una storia che ha prodotto tantissimi libri, tantissimi film, tantissime teorie del complotto, tantissime illazioni, tantissime supposizioni. Noi abbiamo fatto un passo indietro e abbiamo seguito Ezio nel suo ritornare ai fatti e nel raccontare i fatti ci siamo basati sulle testimonianze dei protagonisti di allora. Una grandissima ricerca documentale e iconografica e anche bibliografica che è stata fatta da tutta la squadra, coordinata da Ezio, in particolare da Tommaso e Concetto Vecchio. RAI trasmetterà questo docufilm prodotto dalla società Stand By Me di Simone Ercolani con RAI Cinema e firmato da Ezio Mauro alla sua prima opera televisiva, almeno in questa forma. Lo trasmetterà in prima serata su Rai 3, senza interruzioni pubblicitarie naturalmente, venerdì 16 marzo, esattamente a 40 anni di distanza da quei tragici fatti. Perché la figura di Moro scalda ancora la politica italiana, gli animi e la storia? Beh, perché con l'uccisione di Moro è finita la Prima Repubblica, perché Moro era il motore di un progetto politico che era quello del compimento della Democrazia Italiana ed era anche un elemento di garanzia. Lui garantiva gli equilibri prima di tutto dentro la Democrazia Cristiana con le forze moderate. Era un disegno che provava a forzare i limiti della guerra fredda, del mondo diviso in due blocchi. E dentro le divisioni della guerra fredda Moro provava ad andare oltre, a vedere se la democrazia italiana autonomamente poteva compiere se stessa. È l'ultimo esempio di un grande progetto politico, quando la politica si basa su un pensiero molto forte. Vale per la vicenda Moro quello che il presidente della Democrazia Cristiana ha scritto privatamente in una delle lettere più dolorose di addio alla moglie, quando dice ci rivedremo un giorno, non so immaginare come sarà con i miei piccoli occhi terreni, ma se ci fosse luce sarebbe bellissimo. Ecco, potremmo dire 40 anni dopo che se ci fosse luce sarebbe bellissimo.